Buonasera, siamo qui con il professor Giorgio Agamben, con il filosofo Giorgio Agamben, siamo molto lieti di averlo di nuovo fra noi per una serie di incontri in cui ci sarà modo di articolare alcuni dei lemmi che sono al centro della sua riflessione filosofica. Giorgio Agamben è un filosofo influente, molto influente. Voi sapete che con i suoi testi, con i suoi scritti, con le sue riflessioni, ha creato in qualche modo una dimensione filosofica nuova, ha messo in circolo una serie di concetti, una serie di prospettive che sono diventate patrimonio comune del dibattito filosofico. È un filosofo che ci dà da pensare, non solo per l'ampia, profonda articolazione della sua proposta filosofica, non solo per la sua capacità di attentare ai consolidati confini delle discipline, ma anche, vorrei dire, per l'interesse che la sua riflessione suscita nei giovani. Eccoci qui, lo possiamo vedere, questo fenomeno è sotto ai nostri occhi. Suscita nei giovani, al di là dei loro specifici interessi accademici, diciamo così, dei loro specifici interessi di formazione. Questi giorni, dedicati alla voce, al gesto, all'archeologia, daranno anche alle persone meno giovani l'occasione di interrogarsi su quell'aspetto di apertura del pensiero di Giorgio Agamben che ne fa appunto un ponte a cui molti sono chiamati ad attraversare. Ringrazio anche tutti i partecipanti e do la voce al gesto al professore, che oltretutto oggi è anche, come dire, è stato particolarmente generoso, perché non solo è venuto, ma è venuto anche con un malessere, con un po' di influenza, quindi insomma lo ringraziamo anche per questo, per aver superato anche questo ostacolo. Giorgio Agamben. Ecco, vorrei cominciare oggi appunto col tema dell'archeologia, per poi continuare domani e sabato con due ricerche propriamente archeologiche su dei temi precisi. Oggi volevo invece ritornare sul tema, per così dire, dell'archeologia in sé, dell'archeologia come problema di metodo. Me ne ero occupato più di 10 anni fa nel mio libro sul metodo, Signatura Rerum, però mi sembra di avere delle cose, delle nuove considerazioni da aggiungere e quindi volevo oggi provare a precisarle. Ve l'avevo già accennato, mi pare, in novembre, se qualcuno di voi c'era, però era stato proprio un accenno fuggevole, e vorrei oggi cercare di precisare questo non proprio una correzione, ma insomma una precisazione su che cosa io intenda per archeologia. Oh, non si tratta naturalmente semplicemente di un problema di metodo nel senso comune della parola. Spesso si intende il metodo come qualcosa che precede la ricerca. Ecco, chiunque fa ricerca sa che non è così, no? Il metodo non precede, non può precedere, semmai segue, e comunque è qualcosa che non può essere separato dalla ricerca, così come non esiste una logica che vale per ogni argomento, così non esiste un metodo valido per ogni argomento. Anzi, in particolare, l'odos, il sentiero, no? del pensiero, coincide col pensiero. Non può essere, sarà impossibile separare il sentiero dal pensiero che lo percorre. Il
pensiero è in se stesso, si potrebbe dire, un'odologia, un cammino verso se stesso. C'è questa bellissima definizione che dà Aristotele una volta dalla natura, dice: la natura è in cammino verso se stessa, è un odos verso se stessa. Ecco, direi che anche il pensiero è sempre un cammino verso se stesso. Naturalmente non si tratta di un cammino dal punto A al punto B, no? Non si tratta di una linea. Heidegger, quando aveva pianificato l'edizione completa delle sue opere, avrebbe voluto metterci come epigrafe Wege nicht Werke, sentieri non opere. E come sapete, uno dei libri più importanti, una delle collezioni più importanti di saggi di Heidegger si chiama Holzwege, in italiano è stato tradotto Sentieri interrotti, e sono, come dice Heidegger all'inizio, sono quei sentieri che non, nel bosco, che non portano da nessuna parte. Heidegger lo fa con come sempre col suo tono severo. Mi ha fatto molto piacere ritrovare in un poeta che scrive in un dialetto dell'Alto Trevigiano, un poeta contemporaneo, vivente, che scrive in un dialetto dell'Alto Trevigiano, l'identico concetto, nel dialetto dell'Alto Trevigiano, questi sentieri nel bosco che non portano da nessuna parte si chiamano Troi del Mazzariol, sentieri del Mazzariol. Che cos'è il Mazzariol? Il Mazzariol è un folletto che sta nei boschi, e questo poeta ha scritto, sia per Franculiana, ha scritto un bellissimo poema sul Bosco del Canziglio, che è una delle ultime foreste abbastanza integre nel nord del Veneto. E appunto quello che succede, chi entra in questo Bosco del Canziglio, il Mazzariol, questo folletto, lo porta in sentieri che non portano da nessuna parte, appunto, noi sentieri. Quindi gli Holzwege sono dei Troi del Mazzariol, lo possiamo dire con un tono anche più scherzoso. Appunto, il folletto si diverte a fuorviarci perché appunto nel bosco non ci si può che perdere, e così è appunto per il pensiero. Non si tratta quindi di percorrere un punto da A a B in un bosco, e così nel pensiero il metodo non consiste nel muoversi da un punto A al punto B. Ecco, l'altra domanda è appunto: perché l'archeologia, no? Perché questo rapporto col passato? Ecco, innanzitutto, come ripeto sempre, no? Perché sono convinto che l'archeologia è la sola via di accesso al presente, non ce ne sono altre, certo non il futuro, no? Ecco, questo vorrei aggiungere oggi qualche considerazione. Voi sapete che nella definizione di Heidegger l'uomo è definito da questo essere nel mondo, in der Welt sein, essere nel mondo. Il termine mondo è un termine su cui Heidegger si sofferma, però quando Heidegger scrive queste sue considerazioni non conosceva certamente, del resto un testo che è rimasto abbastanza nascosto, il saggio di un linguista francese pubblicato nel 1913, un linguista francese che era un allievo di Meillet e che si chiama Joseph Vendriss, in cui si mostra che il termine mundus in latino designava in origine un'apertura circolare che metteva in comunicazione il mondo dei morti, dei mani, col mondo dei vivi. E era un punto particolare, però, perché Romolo, secondo la leggenda, al momento di fondare Roma, aveva scavato un mundus circolare, che gli archeologi poi hanno cercato di identificare, se sta sul Palatino o altrove, ci sono varie identificazioni di questa fossa circolare, di questo mundus. E appunto al momento della fondazione della città, sia Romolo che tutti coloro che erano venuti con lui gettano in questo mundus un pugno della terra del paese da cui provenivano. Ecco, vedete appunto il passato, no? Gettano una manciata del loro passato, della loro vita passata in questo mundus. E questo mundus era appunto era un'apertura che veniva, normalmente era chiusa da una pietra che si chiamava il lapis manalis, ma veniva aperta 3 volte l'anno. E quando il mundus era scoperchiato,
le attività pubbliche dovevano essere interrotte, non si potevano fare guerre, non potevano mettersi navi in mare, insomma, quasi tutte le attività pubbliche più importanti venivano interrotte perché appunto in quel momento i mani, i morti, il passato irrompeva nella città. No? Si diceva mundus patet, il mondo è aperto, e entrava, no? C'era una circolazione tra i morti e i vivi, il passato e il presente, il mondo infero e il mondo celeste. Ecco, mi pare questa frase mundus patet in questo senso, no? La verrei proprio come un'insegna del pensiero, no? Un'inchiesta archeologica cerca sempre di raggiungere questo momento del mundus patet, in cui il mundus è aperto e quindi i confini tra il passato e il presente sono confusi, no? E siccome questo mundus, vi ricordate, era stato scavato proprio per poter fondare la città, non si può fondare una città se non si scava un mundus, cioè la città è sospesa su un mundus. Quindi non è che l'uomo sta nel mundus, è la città degli uomini che è sospesa nel mundus, no? E ecco, in questo senso appunto che mi sembra che questa idea del mundus patet potrebbe essere presa come insegna di ogni ricerca archeologica, no? Si cerca di raggiungere un punto di questo tipo, in cui ciò che divide, che separa passato e presente, ciò che vive, ciò che è morto, ciò che è infero, ciò che è terreno, scompare. Ecco, naturalmente il passato, no, di cui qui si tratta, non è appunto un passato che possa essere identificato in un punto di una cronologia, no? Un punto separato in una cronologia, no? No, al contrario, è nel momento dell'apertura è contemporaneo, no? Il momento nel mundus patet, il passato e il presente, l'origine e il presente sono contemporanei. Ecco, questa è un'idea su cui vorrei insistere oggi, no? Perché mi occuperò molto di questo concetto di origine, è cercare di non mai separare l'origine in un punto del passato. Cioè, quando si fa una ricerca cronologica, una ricerca storica, scusate, in cui si tende a raggiungere qualcosa come un archè per spiegare un fenomeno, un'origine di un fenomeno, mi sarebbe appunto sempre non separare questo concetto di origine in un punto del passato. Perché, come cercò di mostrare oggi, l'origine non può essere altro che contemporanea al presente. Un'origine separata dal passato, adesso appunto su questo ci torneremo, non è mai feconda in una ricerca storica. E in questo senso, quindi, la memoria che risale all'indietro verso un'origine, appunto, non è una regressione in un punto separato del passato, anzi è piuttosto un risalire contropelo il flusso della storia, ma proprio per liberarlo da tutto ciò che mantiene l'origine separata. No, quindi c'è un momento distruttivo della tradizione storica che si fa in ogni ricerca storica, c'è un momento distruttivo della tradizione storica che ci ha trasmesso il passato, ma proprio che è volto a rimuovere ciò che mantiene l'origine separata. E naturalmente qui dovete sempre pensare a una ricerca storica concreta, io cerco di concettualizzare questa struttura, no? Appunto, questo perché appunto noi non possiamo mai risalire a un momento originario, no? Tutto ciò, oggi ci occuperemo per esempio del metodo filologico di Lachmann, no? Ci torneremo dopo, che è quello che ha dato un po' il parametro di come si fa l'edizione critica di un testo classico, e c'è questa idea dell'archetipo a cui risalgono i testimoni, i manoscritti esistenti. Ecco, però la cosa interessante, questo archetipo non è assolutamente un'origine, è un manoscritto esso stesso perduto e esso stesso già corrotto. Cioè noi nella tradizione non abbiamo sempre a che fare con qualcosa che contiene un'alterazione, una corruzione, no? E quindi il lavoro che noi facciamo rispetto alla tradizione storica dei saperi che ci
che d'altra parte ci trasmettono il passato, è sempre un lavoro appunto di istruzione che ha a che fare, che non risale mai a un punto esente da errori, alterazioni. Su questo torneremo, no? E questo appunto, perciò si può, la memoria, l'archeologia storica in questo senso contiene sempre un momento distruttivo rispetto alla tradizione storica, come appunto Heidegger ha sottolineato molte volte, no? Cioè, la tradizione finisce per coprire ciò che ci trasmette, lo fa in vari modi, come sapete, no? Però la tradizione, nel momento stesso in cui ci trasmette qualcosa, ne copre l'accesso, no? E quindi il lavoro da fare è un lavoro di distruzione, però non un lavoro di distruzione che pretende di far questo in nome di una origine più giusta, più antica, più vera, di cui il ricercatore sarebbe detentore, no? No, è un lavoro proprio distruttivo di tutto ciò che nella tradizione tende a coprire, ma non appunto perché si dispone di una, di un'altra arche, di un'altra origine più antica o più precisa, no? In questo senso mi fa sempre pensare a una cosa che mi è sempre piaciuta molto, che voi sapete che nel sabato ebraico, nello Shabbat, è proibito quasi tutto, ma in particolare, quando si cerca di precisare perché, di che si tratta, sono proibite tutte le attività in qualche modo produttive. Qualunque attività che abbia anche un minimo scopo produttivo è proibita, quindi quasi tutto. Però mi è sempre piaciuto che c'è questo principio, invece sancito nel Talmud, che se si potesse fare un'opera puramente distruttiva, quella sarebbe permessa, ma è così difficile che nessuno ci riesce. Ecco, un'altra ragione per cui appunto perché l'archeologia è così importante è che l'archeologia ha a che fare essenzialmente con la possibilità. Ecco, potrei dire, così anticipando due parole, l'archeologia è la ricerca di un possibile nel passato. Cioè, il possibile ha il suo luogo non nel futuro, ma nel passato. Questo può suonare premessa paradossale, invece è una trivialità, è ovvio. C'è un saggio molto bello, che è il saggio che Bergson scrive nel 1930, non era potuto andare a ritirare il premio Nobel, allora scrive un testo che poi viene pubblicato in svedese e che si chiama Le possible e le reale, il possibile e il reale. Ecco, appunto, il centro di questo saggio è appunto di revocare in questione l'idea che il possibile sia qualcosa di meno rispetto al reale e qualcosa che preceda il reale. Vi leggo qualche frase. Appunto, vuole assolutamente mettere in questione l'idea che il possibile sia meno del reale e che per questa ragione la possibilità delle cose preceda la loro esistenza. Scrive Bergson che se consideriamo con attenzione la realtà concreta della vita e della coscienza, ci accorgiamo che nel possibile non c'è meno che nel reale, ma di più, perché il possibile non è che il reale più un atto della mente che appena lo si è prodotto lo respinge indietro nel passato. Bergson fa l'esempio aristotelico dell'opera d'arte, no? Già Aristotele, quando fa la definizione della dynamis rispetto all'energia, dice: ma è come il blocco di marmo in cui non c'è ancora la statua di Hermes, no? E Bergson riprende questo esempio, ma per rovesciarlo, no? Dice: immaginare che Amleto persistesse nella mente di Shakespeare significa trasporre indebitamente l'idea puramente negativa di possibilità, nel senso di ciò che non è impossibile, in quella della preesistenza dell'idea nella mente dell'autore. Ciò che veramente avviene nella mente di un uomo di genio, scrive Bergson, è che solo nel momento in cui l'opera viene creata, il personaggio creato, essa diviene retrospettivamente o retroattivamente possibile, e non lo sarebbe se non fosse stata reale. Una cosa interessante che dice che quindi lo statuto del possibile in realtà è il futuro anteriore, cioè dell'opera si dovrebbe dire che essa sarà stata possibile una volta che sarà stata prodotta. Vabbè, adesso se ci pensate è una cosa ovvia, noi tutto ciò che possiamo immaginare come possibile è perché è anche reale, che esiste come realtà.
Contro l'obiezione che in questo modo il presente sembra introdurre nel passato qualcosa, Bergson obietta: no, ciò che viene inserito così nel passato non è qualcosa, ma è appunto il possibile. Man mano che la realtà viene creata, scrive, imprevedibile e nuova, la sua immagine si riflette dietro di essa nel passato indefinito. Essa sembra così essere stata da sempre possibile, ma è soltanto in questo preciso momento che essa comincia a esserlo, sempre stata. Ed è per questo che ho detto che la sua possibilità, che non precede la sua realtà, l'avrà preceduta una volta apparsa la realtà. Il possibile è dunque il miraggio del presente nel passato. Eccetera, eccetera. No? Insomma, l'idea bella di Bergson, appunto, che dobbiamo smettere di immaginare il possibile che poi si realizza nella realtà, come qualcosa nella realtà. No? Su questo non dico altro perché domani ci occuperemo proprio molto di questo punto, no? di criticare questa idea che il possibile passa nel reale. Io credo appunto che anzi a queste considerazioni di Bergson si potrebbe aggiungere addirittura quasi rovesciando la normale rappresentazione corrente secondo cui il possibile vuole, esige diventare reale. Leibniz una volta ha scritto che ogni possibile esige di esistere, no? Questa è la grande idea su cui domani anche torneremo, no? Leibniz pensa il possibile come qualcosa che contiene una forza, un'esigenza di esistere. Io rovescerei volentieri questa idea e direi ogni reale esige di diventare possibile. Il pensiero e l'inchiesta archeologica in questo caso è proprio appunto quello che opera questo no? Di fronte al reale il pensiero mostra la sua possibilità, mostra che contiene un'esigenza di diventare possibile. Questo è un po' come la bella definizione che dà Benjamin nel ricordo, no? Dice nel ricordo ciò che sembrava compiuto diventa incompiuto e ciò che sembrava incompiuto diventa incompiuto, cioè la memoria è attiva, la memoria appunto opera questa restituzione della possibilità a ciò che è stato. In novembre, se lo ricordate, vi avevo citato la frase scherzosa di Flaiano che dice: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, appunto, si tratta appunto, come avevo detto, non è assolutamente uno scherzo. Io appunto concepisco le mie ricerche archeologiche come progetti per il passato, no? Progetti per il passato, però in questo senso di ritrovare nel passato un luogo per il possibile, per il presente quindi. Quindi non si tratta, quindi l'archeologia non è un ritorno al passato, ma è la ricerca nel passato di una possibilità per il presente. Ecco, un'altra ragione non meno importante l'ho trovata in un grande filologo classico dell'Ottocento che era di origine ebrea, Jacob Bernays, il quale scrive a un certo punto che i poteri, le istituzioni politiche e religiose in generale, le grandi potenze storiche, diciamo, mostrano la loro verità e le idee su cui si fondano solo nel momento in cui stanno per perire. E qui penso che questa affermazione si possa generalizzare e che quindi nella storia dell'umanità e quindi nelle ricerche storiche che uno fa, solo quando le cose hanno per così dire fatto il loro tempo diventano veramente interessanti. Perché? Perché appunto, come diceva Bernays, perché a questo punto soltanto mostrano veramente le idee che contenevano, le possibilità che contenevano, ciò che è stato realizzato, ciò che è stato fatto, ciò che non è stato fatto, no? Ciò che avrebbe potuto essere, ma comunque lo rivelano solo nel momento in cui hanno fatto per così dire il loro tempo. Quindi è il contrario di quello che si dice: se una cosa ha fatto il loro tempo, che sia una religione, la religione cristiana, il comunismo, la filosofia greca, se qualcuno dice ma queste sono cose che hanno fatto proprio perché hanno fatto il loro tempo, ora sono interessanti, no? E qui c'è un concetto molto interessante che a questo punto, no, che anche un filosofo francese ha svolto. Cosa avviene appunto a questo punto?
Voi sapete che si dice che coloro che stanno in pericolo di morte, che stanno per morire, chi sta per affogare, chi sta per cadere, sembra che in un momento veda sfilare davanti a sé tutta la sua esistenza, no? Una cosa che è stata molto raccontata, riferita, no? Che chi sta per morire vede tutta la sua esistenza ricapitolata in un istante. Ecco, questo concetto di ricapitolazione è molto interessante anche per una ricerca storica. Ricapitolazione, come sapete, anakephalaiosis in greco, come sapete, è un termine che ha origine retorica, perché appunto l'oratore al momento, alla fine di una orazione, ricapitolava per sommi capi, per capitula, i punti centrali del suo discorso. Però nella lettera agli Efesini Paolo si prende questo concetto retorico e lo trasforma in un concetto messianico, perché appunto Paolo scrive che, nel pleroma, nel momento del pleroma dei tempi, quando con l'arrivo del Messia i tempi si compiono, tutte le cose si ricapitolano nel Messia. Cioè il momento messianico è un momento del compimento dei tempi, di una fine dei tempi, in cui però che cosa avviene? Una ricapitolazione di tutto ciò che è stato nel Messia, no? Una ricapitolazione che però che non è, come forse avviene anche per quelli che stanno morendo, è una ricapitolazione, per così dire, salvifica. Non è una ripetizione del medesimo, è qualcosa che trasforma, qualcosa che si trasforma, che si salva. Appunto, per l'economia del pleroma dei tempi, dice Paolo, lettera agli Efesini, tutte le cose si ricapitolano in Cristo, nel Messia. E questo è un punto interessante, mantenere questo concetto, questo legame della fine dei tempi, ricapitolazione, archeologia, e anche questo concetto origeniano dell'apocatastasi, della restituzione integrum, che alla fine c'è una restituzione all'origine. E io credo che forse la cosa che non va nel pensiero nicciano dell'eterno ritorno, se lo si deve prendere sul serio, oppure se invece ha ragione Colli che dice che era uno scherzo che lui faceva per gli imbecilli, però mettiamo che invece lo prendiamo sul serio, ecco, forse quello che manca a questo pensiero dell'eterno ritorno dello stesso, come dice, e manca questo nesso tra ricapitolazione e apocatastasi, cioè c'è una ripetizione, appunto, c'è una ripetizione, no? del tutto, di ciò che è stato, ma manca questa ricapitolazione che lo trasforma, no? Perché sembra che appunto, tra l'altro non possiamo sapere cosa intendesse Nietzsche, no? Però appunto sembrerebbe questo pensiero dell'eterno ritorno può essere un pensiero bellissimo se appunto è anche una ricapitolazione salvifica, o se invece l'angoscioso ripetersi di tutto, no? come quando Benjamin lo prende in giro dicendo è come la punizione che si dà agli scolari di copiare 300 volte la stessa parola. Ecco, adesso andiamo però un po' avanti. Ecco, volevo adesso affrontare questo problema dell'origine, no? E volevo riprendere le considerazioni che avevo già fatto in questo libro sul metodo, e cioè quello che il saggio che Foucault scrive nel 1971 su Nietzsche, la genealogie, l'histoire. È un saggio, come forse voi ricorderete, che è tutto volto a criticare il concetto di origine. Lui legge Nietzsche come un critico del concetto di Ursprung, del concetto di origine. Vi leggo qualche frase, scrive Foucault: la genealogia non si oppone alla storia, si oppone al contrario al dispiegamento metastorico di significati ideali e di teologie indefinite. Essa si oppone alla ricerca dell'origine. Ecco, quello che Foucault chiama genealogia, come quello che io chiamo archeologia, appunto, si oppone alla ricerca di un'origine. E Foucault distingue a questo fine nei vari termini che Nietzsche usa per origine: Ursprung, Herkunft e Entstehung. E critica la nozione di Ursprung e invece riprende queste altre: provenienza e Entstehung, che lui traduce point de surgissement, punto di insorgenza. Ecco, cercheremo di precisare questo punto. Ecco, comunque Nietzsche, secondo Foucault, Nietzsche rifiuta la nozione di origine perché
Ursprung appunto pretende di disegnare l'essenza vera della cosa, la sua possibilità più pura, la sua identità accuratamente ripiegata su se stessa, eccetera, eccetera. Ecco, appunto, ricercare un'origine significa in questo senso trovare proprio la verità di ciò che è stato, come il principio che determina poi tutto ciò che avviene. Ecco, è proprio questo che Foucault mette in questione. Appunto, fare la genealogia dei valori, della morale, dell'ascetismo, della conoscenza non sarà dunque mai partire in cerca della loro origine, trascurando come inaccessibili tutti gli episodi della storia, no? Al contrario, come vedremo, questa origine è interna agli episodi della storia, non è separabile come una causa. Ecco, appunto, quindi la genealogia per Foucault è una revocazione di questo concetto, messa in questione, di eliminazione dell'origine. E a quest'origine viene sostituita questa idea di point de surgissement, di punto di insorgenza, Entstehung. Ecco, cercherò appunto di chiarire un po' questo termine, cosa possa significare questo termine. E per questo volevo ancora una volta tornare alle considerazioni di un teologo, dello storico, che era un teologo, che era storico dell'origine del cristianesimo, il grande amico di Nietzsche, Franz Oferbeck, che appunto chiama preistoria, Urgeschichte, questa dimensione eterogenea, altra, con cui ogni ricerca storica non può non misurarsi. Cioè, ogni ricerca storica si imbatte necessariamente in un momento preistorico, in una Urgeschichte. E Oferbeck chiama questo momento preistorico, lo chiama, attenzione, un'espressione quindi curiosa, la chiama Entstehungsgeschichte, storia del punto di insorgenza, quindi non dell'origine, ma storia, anzi non c'è il punto, perché Foucault mette questa nozione di punto, vedremo che forse è meglio eliminarla, una storia dell'Entstehung, del sorgere, della sorgività, dell'insorgenza di un fenomeno. E secondo Oferbeck, ogni fenomeno storico, quando lo si cerca di comprendere veramente, si scinde in Urgeschichte e Geschichte, in preistoria e storia, che sono connesse ma non omogenee, quindi richiedono metodi e cautele differenti. Oferbeck precisa che preistoria non significa qualcosa necessariamente più antico, remoto nel tempo, no? Nel senso stretto della parola. C'è preistoria anche se ogni volta che noi facciamo un'indagine, quindi se facciamo un'indagine per un fenomeno di 100 anni fa, anche lì ci imbatteremo in una preistoria nel senso di storia dell'insorgenza. Appunto perché c'è in ogni fenomeno storico questa dualità ineliminabile. Per lui, poi per le materie di cui lui si occupava, questo era particolarmente evidente, era uno storico delle origini del cristianesimo, come voi sapete, no? Finché non si costituisce una chiesa come istituzione, noi che cosa fosse il cristianesimo non abbiamo la più pallida idea. No, gli storici della Chiesa fanno finta che non è così, però ormai gli studiosi più seri sanno che no, che noi abbiamo questo periodo, che non si sa se siano 100 anni o 50 o 150, in cui non sappiamo strettamente nulla. Eppure qualche cosa c'è, qualche documento, però appunto sono documenti che si presentano in modo eterogeneo rispetto a una costruzione cronologica. Perché lui, come dice giustamente Oferbeck, che nella preistoria, per esempio, un documento, un libro, mettiamo, non si distingue dal suo autore, né dal contesto in cui si muove, è un tutt'uno, è inseparabile, giustissimo. Se noi, per fare un esempio concreto, prendiamo le lettere di Paolo, sono indistinguibili nel momento lì, no? Come se uno le legge, capisce? Sono indistinguibili da Paolo, non sono indistinguibili da quel contesto di cui sappiamo pochissimo, no? E invece poi, nella nostra prospettiva, le lettere di Paolo adesso sono un documento storico che anzi si cerca di perfino datare, ma non è questo il punto è che se invece noi lo prendiamo nel suo carattere preistorico, vediamo che questo non è possibile, no? L'autore e il libro non sono ancora separati.
Ecco, appunto, e lui chiama questo altro passato, che è questione in quella che lo chiama Urgeschichte, lo chiama più che passato, mehr als Vergangenheit, o anche super passato, über Vergangenheit. Ed è un passato in cui lui dice non c'è quasi nulla di passato. Ecco, poi invece, appunto, nel tempo, storia e preistoria si separano, e quindi noi poi abbiamo una tradizione in cui sono separati, in cui la preistoria non è che una fase in cui la griglia storica è più lenta, no? Come sapete, non è che non esistano, però attualmente ci sono una preistoria con una certa griglia cronologica, una storia con una certa griglia cronologica e una preistoria che è semplicemente una storia con una griglia cronologica molto vaga. Molto... Ecco, però invece per Hoferer che si tratta di una eterogeneità ineliminabile e interna alla storia, non separabile come due momenti. Ecco, e credo che più che di punto di insorgenza, come fa Foucault, si dovrebbe chiamare, appunto, come fa Hoferbeck, storia di questa insorgenza, di questo altro che non è necessariamente un momento, no? Per esempio, come vi ho fatto il caso per la storia del cristianesimo, è un periodo di tempo indeterminabile. Beh, naturalmente ci sono dei momenti, purtroppo rarissimi, in cui invece sembra proprio che ci sia un punto di insorgenza in cui la preistoria appare. Ecco, per esempio, il 14 gennaio 1506, un signore che si chiamava Felice de Fredes, scavando in una vigna di sua proprietà sul Colle Oppio a Roma, vide emergere dei parti di una scultura che poi si rivelò essere la più celebre scultura forse nel mondo antico, ammirata ora nei Musei Vaticani, che è il Laconte. Ecco, questo avvenne quel giorno e Michelangelo era a Roma, ospite di Giuliano da San Gallo, fu subito avvertito, corse a guardare e vide emergere dalla terra man mano il Laconte. Ecco, voi dovete immaginare, ecco, se noi immaginiamo di essere in un momento così, ecco, lì sembra che c'è un punto di insorgenza in cui la preistoria irrompe nel presente, nella storia. No? E mi ricordo anche una volta vidi una fotografia in cui si vedeva appunto una del 1800, in cui si vedeva un efebo che veniva liberato, appunto stava emergendo dalla terra che lo circondava, c'erano gli archeologi, gli operai, tutti contenti, eccitati. Ecco, si deve immaginare qualcosa del genere. Oppure dovete immaginare quando, molto più di recente, nel 1994, uno speleologo che si chiamava Chauvet riuscì a penetrare nella regione dell'Ardèche in una grotta del Paleolitico Superiore, che adesso si chiama Grotta di Chauvet, che contiene alcune delle pitture più meravigliose del Paleolitico. Ecco, dovete immaginare questo signore che entra lì e appunto si trova di colpo a 40.000 anni fa, ora però. Di colpo. E del resto io mi ricordo che negli anni 70 ho avuto la grande fortuna di poter visitare, era una delle ultime volte in cui fosse possibile, Lascaux, no? la meravigliosa grotta frescata che adesso è da tantissimi anni chiusa. E io mi ricordo che quando si entrò in questo quinicolo di colpo, poi ci si trovava in questa specie di cappella Sistina, di questa grande sala in cui si vede questa cavalcata di cervi, cavalli. Cioè, che temporalità lì si ha una stranissima sensazione di presenza. Chiaramente c'è una chiara interruzione del decorso cronologico, in cui tutto quello che ci pareva di sapere viene meno, e di colpo ci si trova un tempo che è di 40.000 anni fa. Ecco, però questi esempi, diciamo, nelle nostre ricerche purtroppo sono molto difficili. Non so se possiamo immaginare di scoprire un manoscritto, chi lo sa, ma insomma, appunto, di solito. Non si tratta di un punto di insorgenza, no? Ma di una insorgenza più lenta. Più... Ecco, appunto, volevo dare intanto una piccola definizione provvisoria di archeologia e chiamare archeologia quella pratica che in ogni indagine storica ha a che fare non con l'origine, ma con questo punto di insorgenza, questa insorgenza del fenomeno, e che quindi deve perciò confrontarsi con la tradizione storica, no? Deve ovviamente confrontarsi con la tradizione storica, e attraverso un confronto con la tradizione storica che anche noi accediamo, no? Però appunto si tratta di non perdere questa eterogeneità.
Ecco, è questo adesso forse il momento di un po' provare allora a dirvi la novità, le novità. Qui ho cercato di chiarire cose che in fondo avevo già detto e adesso volevo cercare appunto di precisare questo concetto. E per farlo vorrei partire dal bellissimo libro di Rainer Schurmann che si chiama Dai principi all'anarchia e che è stato tradotto e curato da Gianni Carchia per Il Mulino nel 1995. La prima edizione francese, Le principi d'anarchie, era di 3 anni prima. Ecco, un libro molto bello e importante, è, come sapete, forse dall'inizio alla fine un'interpretazione di Heidegger, però un'interpretazione che veramente un po' rinnova, rompe con le interpretazioni fino allora dominanti. Posso subito anticipare, appunto, come già il titolo dice, si tratta per così dire di un'interpretazione anarchica di Heidegger. Quindi se consideriamo che ci sono delle interpretazioni conservatrici di Heidegger, che poi c'è una interpretazione che ha avuto una grande influenza, che possiamo chiamare democratica, quella di Derrida, no? Quella decostruttiva, e invece qui abbiamo a che fare con un'interpretazione decisamente anarchica, che si dichiara tale e si oppone alle altre, chiaramente in questo modo. E in genere io trovo l'anarchia molto più interessante della democrazia, però questa è un'altra questione che non vi riguarda. Ecco, allora, il punto allora del libro è che, secondo Schurmann, tutto il pensiero di Heidegger si può ricondurre a una ricerca sull'origine. Però appunto non è una ricerca su un concetto di origine come appunto quello che Foucault criticava, come una causa che spiega tutto il decorso storico, no? Come un principio che determina il decorso storico, ma è un'altra cosa. E lui, all'opposto di Foucault, chiama questa altra origine Ursprung. Adesso per riassumere brevemente, Schurmann distingue quindi due concetti di origine in Heidegger in generale. Uno che chiama originale ed è proprio il principio che determina la storia epocale in Heidegger, che determina, come dire, l'evoluzione storica. E poi chiama invece originario quello che lui lo definisce come il puro venire alla presenza, che non ha però alcun rapporto col divenire storico, no? Un puro e semplice venire alla presenza, questo è l'originario, mentre l'origine è sì un'origine, ma che causa uno svolgimento storico, un fenomeno storico. Ecco, questo quindi c'è per così dire un originale come principio storico e l'originario come principio astorico, lui dice. Astorico appunto nel senso, perciò lui insiste sul termine anarchico, nel senso che appunto che mentre il principio originale è un principio che, voi sapete che arcane in greco significa tanto iniziare che comandare, quindi l'archè è qualcosa che non solo causa e mette in essere, ma anche comanda lo sviluppo storico, no? Questo è l'originale. Invece appunto quest'altra origine che lui cerca, l'originario, è un puro venire alla presenza che né determina né comanda in alcun modo il divenire storico, quindi è astorica e in questo senso anarchica. Ecco, quindi questo è un punto senz'altro molto interessante, però a me sembra, malgrado tutto, con tutto il rispetto per questo libro bellissimo, insufficiente. Perché? Perché appunto, innanzitutto, adesso lo vedremo, viene mantenuto in qualche modo un concetto di origine. E sì, un'origine che non determina storicamente questo puro venire alla presenza, ma viene mantenuto. E anzi, tutto il problema diventa il problema del rapporto tra l'origine storica e l'origine astorica, l'originale e l'originario. E questo appunto è un punto irrisolto, tanto in Schurmann che in Heidegger. No? Se si prova a leggere Heidegger così, ebbene, ma qual è il rapporto tra il principio, tra l'essere come principio storico epocale? No? Vi ricordate, in Heidegger c'è questa idea dell'essere come quello che determina un'epoca storica, ricordate le analisi che fa, e cos'è invece quest'altro principio che non determina nulla? Ma qual è allora il rapporto tra i due? Né in Heidegger né Schurmann viene in alcun modo chiarito. Anzi, proprio qui
si cade, si vede che Schurman cade, come forse anche Heidegger, in un vocabolario mistico, no? Il primo libro di Schurman era un libro dedicato a Meister Eckhart, un bellissimo libro, Meister Eckhart und la joie errante. Ecco, lì si vede che in fondo lui riprende la terminologia eckhartiana per spiegare questa misteriosa origine astorica nel suo rapporto con l'origine storica. E così riprende un termine che in Heidegger è molto, un termine eckhartiano che Heidegger usa con molta forza un paio di volte, questo termine Gelassenheit, abbandono, no? Che è un concetto eckhartiano, che su cui tanta gente ha insistito. Questo è uno dei concetti più vacui e vuoti in Heidegger, perché appunto è un concetto che non spiega nulla, non vuol dire nulla, appunto si tratta di spiegare il rapporto tra l'originale e l'origine, e in che modo, no? Appunto, al momento, qui si vede come spesso un vocabolario mistico appare in un momento di difficoltà nell'interpretazione. Ecco, vabbè, adesso quindi per abbreviare, appunto, allora per venire al mese al punto, ecco, la mia ipotesi invece sull'archeologia è che l'archè non coincide con l'originario nel senso di Schurman, né ovviamente con l'originale, ma si situa nello scarto fra l'originario e l'originale, fra l'origine della tradizione, come tradizione storica, tra la tradizione storica dei saperi e l'origine. Quindi il luogo dell'archeologia non è l'origine, anche questa origine più pura. Schurman trova, per così dire, un'origine più pura, storica, e cerca di raggiungerla. Secondo me, appunto, questa insorgenza che cerco si situa invece nello scarto fra l'originario e l'originale, quindi tra l'origine in senso forte e la tradizione storica che ce lo trasmette. E quindi è importante, quindi, quando in una ricerca storica non si tratta appunto di risalire a un'origine più vera, no? Magari anche questa origine storica come Schurman la determina, si tratta invece di situarsi nella non coincidenza, nello scarto inevitabile tra la tradizione storica dei saperi e l'origine. Quindi non cerchiamo di raggiungere l'origine, ma cerchiamo di insediarsi in questo scarto. Appunto, si tratta quindi di capire, e quindi allora il vero punto di insorgenza o l'insorgenza si situa per me in questo scarto, quindi la ricerca archeologica si misura con questo scarto e non pretende di raggiungere un'origine in qualche modo più pura o più vera o come molti altri fanno, misurarsi solo con l'origine storica, no? Perché appunto l'alternativa nelle ricerche di solito ci si contenta di quello che Schurman chiama l'originale, cioè si trova un principio nel senso della causa che ha determinato un certo svolgimento storico. Ecco, né questo né un'origine più antica, però lo scarto tra la tradizione storica dei saperi e questa cosa che chiamiamo origine. Appunto, qui appunto, si tratta di... è uno scarto anche temporale, se volete, no? Perché è uno scarto temporale, però appunto è una temporalità molto particolare, e se dovessi cercare di precisarla, forse ricorrerei ancora una volta a un concetto di cui mi sono servito molte volte, questo concetto beniaminiano del tempo messianico. Che beniaminiano e paolino, perché appunto io ho cercato di mostrare che Beniamin lo trae da Paolo, no? Appunto, il messianico in questo senso non è la fine del tempo, no? Ma è il tempo della fine, è una trasformazione dell'esperienza del tempo storico che appunto non appartiene né alla cronologia storica né pretende di essere fuori, ma è una trasformazione di una certa zona di tempo, no? Di un certo spazio di tempo. Ecco, appunto, questo scarto preistorico lo penserei in qualche modo in questo modo, no? E sono appunto una trasformazione dell'esperienza del tempo in cui passato e presente stanno, per così dire, l'uno dentro l'altro, no? Ecco, adesso per concludere con cose un po' più concrete, appunto, che hanno a che fare con un possibile modello di ricerca storica. In realtà volevo prendere degli esempi per farvi vedere che in un certo senso la pratica della ricerca delle scienze umane, filologica in questo caso, prenderò degli esempi della filologia e della linguistica e anche della psicanalisi,
realtà hanno sempre avuto a che fare, cioè non è una realtà, come dire, una cosa che ho scoperto così, perché se facciamo attenzione vedremo che il metodo sia della filologia che della linguistica che della psicanalisi ha sempre cercato di raggiungere una zona di questo tipo. Ecco, partiamo con la filologia. Torno a questo esempio del metodo di Lachmann e lo faccio servendomi dell'opera di un curioso filologo classico, allievo di Giorgio Pasquali, che si chiamava Sebastiano Timpanaro, che vi consiglio molto di leggere. È un curioso personaggio che si definiva marxista leopardista, aveva creato una sintesi di Marx e Leopardi e ha scritto un'opera che è considerata fondamentale nella storia della filologia, che si chiama La genesi del metodo di Lachmann, un libro del 1963. E come dicevo, Lachmann è il filologo tedesco che ha elaborato il modello sul quale si fanno le edizioni critiche di un testo classico. Il testo classico è definito dal fatto che non c'è un originale, un autografo, no? Come sapete, no? Ecco, che cosa fa? In che consiste il metodo di Lachmann? Il metodo di Lachmann consiste in una... rafforzamento di quel momento della ricerca filologica che si chiamava la recensio dei codici, l'esame dei codici. Allora, noi abbiamo una serie di codici, sono detti testimoni, codici che esistono storicamente, dei manoscritti che esistono, sparsi nel mondo, per esempio di una tragedia di Sofocle, ce ne saranno magari 80 sparsi nel mondo. Come si fa? Ecco, qua abbiamo 80 e poi abbiamo questo, e non abbiamo ovviamente l'autografo perché per definizione manca. Lachmann ha avuto quest'idea, poi non è il primo, insomma era già una prova fatta, attraverso gli errori contenuti nel codice, noi riusciamo a riportare questi codici in famiglie fino a un codice ipotetico, non esistente, che si chiama archetipo. In due parole, ci sono degli errori detti congiuntivi, cioè se due codici A e B presentano lo stesso errore che ha natura tale da non poter essere spiegato in altro modo, eccetera, beh, questi due codici sono apparentati in qualche modo, mentre C, che contiene un altro errore, non contiene questo, non può appartenere a questa famiglia. Ecco, quindi, guardate l'operazione sottile, attraverso un'analisi molto accurata degli errori, quindi delle erranze storiche, perché questi i manoscritti non sono altro che la tradizione storica, attraverso le erranze, gli errori di questa tradizione storica, si risale non all'autografo che per definizione in questi casi manca, ma poi nel nostro caso appunto noi non lo vogliamo, si risale a qualcosa che non esiste, l'archetipo, e che permette però di ordinare in famiglie tutti gli altri. E quindi si fa quello che voi l'avrete visto, il codice degli stemmi, si chiama il codex stemmarum, allora c'è questo archetipo che in genere si indica con un omega, e poi tutta una serie di... insomma, che adesso vado breve perché è un lavoro complicato, no? Però che alla fine noi ordiniamo, eliminiamo alcuni, no? E risaliamo quindi a un archetipo, ma dov'è questo archetipo? L'archetipo non esiste. Ovviamente, no? È supposto esistere, però è supposto in modo tale che i filologi lo scrivano completamente, cioè volendo lo scrivono completamente e perfino in che calligrafia era scritto, se era un ciale, minuscola, umanistica, perché appunto se tu esamini tutti gli errori, poi... Ecco, qui vedete allora che, perché l'ho lasciato questo esempio, qui quindi in questo scarto tra la tradizione storica e l'origine in cui io dicevo che si deve fondare una ricerca, si deve situare l'archè, loro mettono qualcosa, no? Fanno proprio questo. Attraverso un esame della storia pretendono di risalire a un archetipo che non è l'originale, che è lui stesso corrotto naturalmente, se no non spiegherebbe gli errori. Ecco, fanno questo, ecco il punto di domanda, è legittimo questo? Cioè, io quello che volevo fare appunto man mano mettere in questione di volta in volta, ma questo archetipo è veramente come pensano loro qualcosa di esistente, tant'è che lo posso materializzare, o invece va letto in tutt'altro modo? Non come un che di esistente, ma come un principio interno alla tradizione storica, all'erranza della tradizione storica. Ecco, un altro esempio
e nella grammatica comparata, la linguistica indoeuropea, no? Qui che ci fosse un'analogia l'avevano capito anche i filologi, no? Vi leggo un passo di un grande filologo, Curtius, che era anche un linguista, in cui vi fa vedere come tutto ciò che si fa rispetto alle famiglie delle lingue indoeuropee, rispetto all'indoeuropeo, assomiglia molto a quello che fanno i filologi rispetto all'archetipo. Vi leggo questo passo perché è illuminante. Le singole lingue del ceppo indoeuropeo somigliano ad altrettante copie di un codice originale perduto. Nessuna riproduce esattamente il testo primitivo, ma tutte sono importanti per la sua conoscenza perché testimoniano di uno stato di cose di cui non abbiamo conoscenza diretta. Se indichiamo con A lo stadio anteriore alla differenziazione delle lingue o dialetti indoeuropei, il greco C e il latino D non sono derivati da esso direttamente, ma risalgono entrambi ad un apografo B, per noi perduto, il greco italico, il quale si suppone disceso direttamente dall'indoeuropeo. Lo stesso vale per l'affinità tra il sanscrito e l'iranico. Anche lì queste famiglie, come sapete, noi le cosiddette lingue o dialetti indoeuropei si classificano in gruppi che hanno un diverso rapporto a questo unico archetipo, proprio un archetipo. Ecco, ma anche qui che succede? Che invece i linguisti materializzano l'archetipo, quindi si dice che l'indoeuropeo è una lingua esistita che è stata parlata, non so, 10.000 anni fa da un certo popolo, che siano gli ariani, che siano il quale parlava questa lingua, e come forse voi sapete esiste un vocabolario delle ipocornico, le parole indoeuropee, che sono sempre precedute da un asterisco perché sono ipotetiche. Per esempio Dio si dice Deivos con l'asterisco. Ecco, però un grande linguista invece più accorto, che era Antoine Meillet, dice: ma un momento, qui c'è qualcosa di sbagliato, appunto, no? Ciò che chiamiamo indoeuropeo, dice Meillet, non è che l'insieme delle forme esistenti nelle lingue storiche, dei sistemi, è l'insieme delle corrispondenze fra le lingue storiche che suppone una lingua X parlata da uomini X in un tempo X, dove X significa semplicemente sconosciuto. Cioè, quindi l'indoeuropeo non esiste, non è che l'algoritmo che esprime la relazione storica all'interno di questa tradizione storica. No? E perfettamente come così come i codici sono la tradizione storica di una certa opera, che attraverso i suoi errori, le sue erranze storiche ci permette, e così avviene per le lingue indoeuropee. Ecco l'ultima analogia con la psicanalisi, e qui vi rimando a un altro libro di questo geniale signore Sebastiano Timpanaro, che ho detto prima, era un genio, un pazzoide geniale. Questo libro, anche questo famoso, di cui vi consiglio la lettura, si chiama Il lapsus freudiano, psicanalisi e critica testuale. È un libro del 74. E qual è l'idea che ha Timpanaro? È un'idea molto intelligente. Come voi sapete, Freud scrive un libro che si chiama La psicopatologia della vita quotidiana, un libro del 95. Del 99, e il quale, 899, il quale appunto è dedicata all'analisi dei lapsus che le persone fanno quotidianamente parlando. E vabbè, non c'è bisogno che ve lo spiego, voi sapete, no, che poi Freud cerca di risalire attraverso l'analisi di questi lapsus al trauma, all'evento traumatico originale, che è stato rimosso poi dalla coscienza del soggetto ed emerge molti anni dopo, patologicamente, nei lapsus o anche in altri sintomi nevrotici. E qual è l'idea di Timpanaro? Dice, ma questa interpretazione è arbitraria, nel senso che noi filologi, appunto, come vi ho detto prima, noi non facciamo altro che esaminare lapsus che i copisti fanno. Il termine lapsus è usato in filologia, perché che succede? I copisti, cioè i filologi, classificano gli errori possibili dei copisti, cioè sanno benissimo quali sono gli errori in cui il copista può cadere, quelli in cui cade più spesso, per quale ragione ci cade. Per esempio, per dirvi, non so, le cose più ovviamente banali, una prima delle ragioni è la somiglianza fonica. Se due parole contengono molte lettere in comune, è facile che il copista sbagli. E del resto, uno dei lapsus che Freud stesso faceva, Freud analizza un suo proprio lapsus, racconta che una volta che si trovava in Erzegovina gli viene in mente il quadro di
Signorelli, Orvieto, e non gli viene Signorelli, gli viene Botticelli, Botticelli, però sa che non è Botticelli. E fa una spiegazione psicoanalitica molto complessa che rimanda al fatto che signore in tedesco si dice Herr, che lui stava nella Herzegovina, cioè tutta una cosa personale, insomma, fa tutta una spiegazione. E Timpanaro dice, ma che sciocchezza, non c'è nessun bisogno, noi sappiamo benissimo che la mente umana, così come fanno i copisti, cioè Signorelli scrivono Botticelli per qualche ragione. E così ci sono altri errori di tanti tipi, c'è la cosiddetta lexio facilior, cioè che è una cosa più banale, più o banalizzazione, una termine che si usa tantissimo e che assomiglia a un altro, ti viene nella penna. Per esempio lui dice che a lui era successo, a Timpanaro stesso, di scrivere e pubblicare l'espressione codici gattopardiani invece di gotopardiani, perché in quel momento era uscito il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e non si parlava d'altro, tutti parlavano solo di questo, lui stesso ci aveva sempre in mente, quindi scrive codice gattopardiano. E poi le altre banalizzazioni ovvie, per esempio quasi tutti quando citano il famoso verso dell'Ariosto, o gran bontà dei cavalieri antichi, tutti dicono antichi, no, non è antichi, antiqui. Ma è ovvio che qui, appunto, come il copista stesso trova antiqui, banalizza, corregge la lexio facilior, eccetera, eccetera. Vabbè, appunto, ci sono tanti. E allora il libro di Timpanaro spiega questa cosa, no? Fa questa analogia tra le spiegazioni che danno i filologi e che secondo lui rendono poco credibili le spiegazioni di Freud. Ecco, però, appunto, volevo tornare appunto al modello freudiano invece. È molto analogo a quello che abbiamo visto prima, perché cosa avviene appunto? Da una serie di errori, appunto, che il Timpanaro dice sono gli stessi che fanno i copisti, lo psicanalista cerca di risalire a un'origine, un trauma originario, che è stato respinto nell'inconscio, rimosso, come si dice, no? Cioè è venuta una rimozione, e poi si sa bene. E quindi si tratta anche qui di risalire a un evento originario che si suppone, anzi che si pretende poi di sapere, perché lo psicanalista poi pretende di dire ecco era questo evento, ma questo evento non è attestato da nulla, no? E in quel libro molto bello che è Il Mosè e Monoteismo, Freud estende questo schema della rimozione dal piano individuale anche alla tradizione della vita collettiva di un popolo, se ricorderete, no? Freud dice grosso modo che dopo l'imposizione traumatica della legge da parte di Mosè, la religione mosaica entra in una curiosa fase di latenza, in cui sembra che quasi non esiste più, viene disattesa dal popolo, no? E poi riappare molto tempo dopo nella forma di quel monoteismo giudaico che ci è familiare. E Freud istituisce un parallelismo fra questo tipo di fenomeno di tradizione storica, in cui c'è una specie di rimozione del modello originario, e quello che avviene nell'inconscio, in cui anche lì c'è una rimozione, no? Quindi c'è una rimozione storica. Che secondo Freud ricorda quella lì. E una studiosa americana che si chiama Kathy Carruth ha scritto un libro che si chiama Unclaimed Experience del 96, in cui estende questo, insomma, sviluppa questo concetto freudiano e suggerisce che una forma di latenza e di rimozione appartenga costitutivamente all'esperienza storica e alla tradizione storica, e che proprio attraverso il fatto che ogni tradizione storica contiene fortemente un momento di oblio, di rimozione, che l'evento storico è veramente esperito e conservato. Quindi diciamo il contrario, la rimozione non è più un fatto che ha cancellato, ma è una forza che agisce nella storia e agisce anche positivamente, perché secondo la Carruth è proprio proprio in questo momento di oblio consustanziale alla tradizione storica che l'evento storico è esperito. Vi leggo un passo che un po' riassume questa idea. Il potere storico del trauma non consiste tanto nel fatto che l'esperienza traumatica riaffiori e venga ripetuta dopo il sublio, quanto nel fatto che soltanto l'oblio che gli è inerente esso può essere sperimentato, soltanto attraverso l'oblio esso può essere sperimentato. Che la storia sia storia di un trauma significa che essa è significativa solo nella misura in cui non è pienamente percepita mentre avviene, o in altre parole che la storia può essere compresa solo nella stessa inaccessibilità del suo aver luogo. E come vedete qui un po'
perché me ne parlo, no? Perché anche qui quindi appunto c'è l'idea, no, non si tratta di supporre che c'è stato un trauma in illo tempore a cui dobbiamo accedere, no, proprio attraverso l'inaccessibilità di questa origine che la storia funziona. Ecco, un po' a partire da queste considerazioni che per concludere volevo un po' cercare di comprendere allora come si deve intendere questo punto di insorgenza che non è l'origine che l'archeologia ricerca e che appunto non va mai quindi ipostatizzato in un evento come fa noi filologi con l'archetipo eccetera, no? o Freud con il trauma, ma si deve invece considerare appunto come uno scarto preistorico inerente alla tradizione storica, contemporaneo alla tradizione storica, eterogeneo in qualche modo, ma contemporaneo e compresente. Quindi non è un evento che si è verificato una volta per tutte. Se si dovesse parlare di una rimozione, bisognerebbe pensare di una rimozione, un oblio, appunto, che come dice la Caruta, sono sempre in corso. E quindi ogni presenza, ogni presente contiene, per così dire, una parte di non vissuto e di dimenticato, no? Che però non bisogna mai ipostatizzare in un'origine respinta nel passato. Anzi, è proprio questa presenza della preistoria, di questo scarto preistorico nella stessa tradizione, esperienza storica, che la costituisce appunto come un'erranza storica, però attraverso la quale noi, così come fanno i filologi che cercano negli errori, così anche noi possiamo in qualche modo cercare di comprendere questa erranza della tradizione storica. E quindi anche possiamo adesso capire perché la storia è sempre scissa. Voi sapete che la storia, no? Siccome ogni riflessione sulla storia comincia sempre col dire, la storia significa sia historia rerum gestarum che res geste, anche Croce lo fa. Cioè, come mai la storia è così costitutivamente scissa in historia rerum gestarum e res geste? E ecco, la mia idea appunto è che tra la historia rerum gestarum e le res geste vi è uno scarto ineludibile, costitutivo, no? E che solo se prendiamo coscienza di questo scarto, solo se nelle nostre ricerche ci urtiamo ogni volta a questo scarto, allora le nostre indagini storiche possono essere feconde. E questo è anche doppiamente interessante, perché appunto secondo me è proprio perché c'è questo scarto preistorico tra le res geste e la historia rerum gestarum, che la storia continua a mantenere dentro di sé qualcosa come una possibilità. E non è soltanto una serie di fatti, di effettualità, no? Grazie al fatto appunto che all'interno della storia c'è questa scissione, questo scarto preistorico, in qualche modo custodisce all'interno della storia qualcosa come una possibilità. Cioè qualcosa che, per questo la ricerca archeologica poi cerca ciò che ha reso possibile e custodisce ancora la possibilità. Quindi il punto di insorgenza in questo senso è un evento che non è compiuto una volta per tutte in illo tempore, ma è sempre in corso e non cessa di avvenire, quindi una forza attiva che non cessa di operare nella storia. Questo vale appunto per l'indoeuropeo, per la rimozione, per l'archetipo, eccetera. No? E forse il modello di questo punto di insorgenza, il modello ultimo per finire di questo punto di insorgenza è proprio l'antropogenesi. Ecco. L'antropogenesi è da una parte un evento che noi non possiamo non considerare avvenuto. Deve essere necessariamente avvenuto e tuttavia non possiamo né dobbiamo ipostatizzarlo in un evento cronologico. Quindi invece di cercare di identificare, come fanno i paleoantropologi, un punto in cui l'uomo sarebbe una volta per tutte diventato umano e poi slitta di continuo, eccetera, eccetera, noi dobbiamo concepire l'antropogenesi come un evento sempre e tuttora in corso. Cioè l'uomo non cessa di diventare umano e non cessa di restare non umano, animale. E quindi in questo senso l'archè, che l'archeologia persegue, è come l'antropogenesi un evento tuttora in corso. E proprio per questo appunto questo evento tuttora in corso custodisce qualcosa come una possibilità. E come nei versi che concludono le baccanti di Euripide, ve li leggo,
molte sono le forme del divino e molti inaspettati eventi compiono gli dèi. Ciò che si attendeva non si è compiuto e il Dio ha trovato una via all'inatteso. Grazie. Poche pochine, poche vediamo quel che mi segna. Grazie. Grazie. Archeologia come unica via d'accesso al presente, scarto che apre alla possibilità attraverso le erranze e le latenze della storia. La domanda che ponevo all'inizio, secondo me, ha trovato una risposta nell'esposizione di Giorgio Agamben, il quale è disponibile magari per un paio di domande. Professore, grazie. Oggi è un po' stanco, però un sì, paio di domande. Sì, anche 3-4 magari. 3, esatto, dico un paio. Sì. C'è qualcuno che si fa avanti? Può venire qui cortesemente? Sì. Lei alla fine primo seminario ha ripreso il libro di Freud sull'origine del monoteismo e c'erano alcune cose che mi passavano in mente, perché lei ha parlato di ricapitolazione a proposito di Paolo e quindi in questo momento, per così dire, in cui nel Messia si ricapitola tutta la storia precedente. In effetti questo è un po' lo scritto di Freud che Said chiamò del tardo stile, riferendosi ad Adorno, al tardo stile, cioè in cui paradossalmente alla fine di una vita invece le cose invece di ricomporsi viene una sorta di selvaggia, come dire, una sorta di selvaggia intransigenza che alla fine della vita di Beethoven nel saggio di Adorno e di Freud nel saggio di Said arriva. Quindi la ricapitolazione paradossalmente diciamo è qualcosa di più selvaggio che non ricompositivo, per così dire. Però io ho sempre un problema con questo concetto che la dottoressa la latenza, l'enfasi sul concetto di potenza e di possibilità come una risorsa da riattivare, per così dire, come le diceva, sbloccando per così dire i veri blocchi che si sono sedimentati come in una discarica, no? L'impilarsi dell'immondizia sopra una, per così dire, un'origine che essa sia contemporanea o arcaica, per così dire. Questo è un problema su questo liberare la latenza, sbloccare il bloccato, e in ogni caso l'enfasi sulla possibilità e non sulla realtà o l'attualità, o nel termine italiano la Wirklichkeit, così dire, l'effettualità al lavoro. Siccome è un punto che lei ha più volte chiaramente approcciato nel corso del suo seminario, se poteste dire qualcosa su questo, perché diciamo, non perché io stia polarizzando potenza versus attualità, però mi sembra che sempre nel lessico che è stato utilizzato anche da lei alla fine, questa enfasi sulla possibilità o sulla risorsa che possa essere liberata invece che sulla relazione, se può dire qualcosa su questo. Non è una, sì, non so, rilievo, non è una domanda. Sì, un tema vasto, poi l'hai articolato in più punti. Non vorrei insisterci troppo, nel senso che il seminario di domani è dedicato in buona parte a questo problema di pensare in modo più preciso, no? Il rapporto tra possibilità e realtà, no? Appunto, volevo domani proprio cercherò di smontare alcuni modelli secondo i quali è stato pensato questo concetto, pensarlo in modo nuovo, no? E quindi in particolare non pensare, l'ho già accennato oggi, la possibilità come qualcosa di non ancora reale che dovrà essere realizzato,
Proprio, questo è uno dei punti da mettere in questione, proprio, quindi no, anche già oggi volevo che fosse chiaro appunto che la possibilità che è qui in questione non è una possibilità che si deve realizzare, è già reale, no? La possibilità è reale, come già Bergson dice, no? Ma appunto, però su questo punto abbastanza complicato torniamo domani nei particolari proprio. Dante Valitutti, professore, io vorrei interrogarla sulla dimensione dell'archè da un punto di vista epistemologico, come questo concetto interseca la grammatica giuridica. Perché? Come può pensarsi la grammatica giuridica, l'epistemologia giuridica, guardando al passato rispetto al presente? La grammatica giuridica della razionalità, della scienza giuridica moderna è progressiva, è orientata al futuro. Ora, lei ovviamente si è interrogato sul diritto, un testo su tutti, stato di eccezione. Mi chiedo, anche lì, è possibile guardare alla scienza del diritto moderna orientati al passato e avendo e cercando nel passato una funzione ordogenetica rispetto alla scienza giuridica moderna? Cosa direbbe Kelsen in relazione a questo? Grazie. Cosa direbbe? Un Kelsen. Grazie. No, appunto, non era di questo che mi occupavo oggi, però, no, assolutamente, non qui, no, già in quello che dicevo oggi, no, è chiaro che quindi l'origine non può essere concepita, quindi anche nell'ambito del diritto, al contrario, non come un principio ontogenetico, no, abbiamo, chiaro, no, quello ho voluto chiarire, che si tratta di eliminare l'idea di un'origine come un principio causale, che determina un certo processo storico. Quindi assolutamente non così intendevo l'origine. E, d'altra parte, come dire, la concettualità giuridica contiene un forte riferimento al passato, no? Però appunto di un altro tipo. No? Ho cercato in questo libro Karma proprio di chiarire questo concetto giuridico di actio, di azione, no? Di praxis. Lì appunto mi sembra che una definizione che si può dare dal punto di vista del diritto, dell'azione, è qualcosa che può essere imputato a un soggetto che l'ha causato. Quindi qui c'è un gesto regressivo, diciamo, no? La responsabilità si determina spesso, non sempre, ma spesso, molto spesso in diritto, con un processo regressivo al soggetto che ha determinato, che ha causato una certa azione, no? Quindi un momento regressivo c'è fortemente, mi pare, nel diritto, però naturalmente ce ne sono anche altri. Prego. Grazie intanto, è molto complicato essere sintetici, anche perché ho letto tutta la sua opera e proprio dalla prospettiva del sotto, diciamo, il tema dell'antropogenesi, quindi però voglio provo a essere sintetico e a stare su quello che si è detto oggi. In realtà avrei due domande, provo a farle, anche se la prima forse per essere comprensibile dovrei spiegarla molto di più, ma la prima domanda è: fino a dove si estende questo tema dell'archeologia? Cioè, per che cosa vale? Vale per la ricerca storica? Vale per la filosofia? Vale per gli esempi che sono stati fatti, in qualche modo chiariscono, però problematizzano, perché la filologia è intrinsecamente rivolta al passato, la psicoanalisi freudiana anche. Quindi volevo un po' capire questo discorso, in qualche modo è un discorso di metodo, ma per quale tipo di sapere? O campo di studio, comunque per quale tipo di lavoro, ecco. L'altro aspetto, che però forse tornerà domani, è che se uno prende sul serio quel che dice Bergson, soprattutto in quel testo, il punto è che l'origine è creata. Il tema che lì Bergson solleva, e non è un caso che abbia una prospettiva rivolta non tanto a chi
diciamo, studia o ricostruisce il passato, ma chi crea qualcosa di nuovo, Liberson dice in qualche modo che il possibile è creato nel momento stesso in cui viene creata la realtà, che, provandolo a calibrare rispetto al tema dell'origine, è: l'origine è vero che non è un punto posto nel passato, ma qualcosa che è ancora origina, però addirittura lì l'idea è che l'origine viene creata, che è tradotto, per esempio, in modo un po' banale, nei termini di una ricerca storica, sarebbe l'idea per cui quando io risalgo al passato per cercare di mostrare quando sarebbe nato qualcosa e quando quindi si è articolato, differenziato, in realtà è quel mio gesto che pone quell'origine. Non è che quell'origine è già lì e viene semplicemente riattivata. Quindi in qualche modo volevo capire questa articolazione dell'origine. Grazie. Sì, sì, è un punto un po' complesso, quindi devo semplificare un po'. No, un punto che speravo fosse chiaro è questo fatto che l'archeologia non è un'operazione di regressione nel passato e basta, è un'operazione di regressione nel passato per trovare una possibilità nel presente. Cioè, quindi l'archeologia, il gesto dell'archeologo è sempre presente, no? È in questo momento che io, per esempio, lo studioso, compio, no? E gli esempi che hai fatto prima non sono esatti, nel senso, la filologia non è affatto rivolta al passato, la filologia tende a creare oggi il testo leggibile di Sofocle, Platone, ma anche di pochi anni fa, è sempre, la filologia non è un'attività rivolta al passato, tende a creare, a rendere presente qualcosa, perché la filologia, se non produce il testo critico oggi, e io lo leggo oggi, e questo vale anche per la psicanalisi, ci mancherebbe che la psicanalisi fa il lavoro all'indietro per guarire oggi il neurotico. Quindi non è vero che sono attività rivolte al passato, e quindi non sono in questo senso diverse dalla ricerca storica eventualmente che uno faccia nelle scienze umane o anche in filosofia, no? Mi sembra che questo metodo, se lo si intende in questo modo, che non è una regressione del passato, ma un regredire al passato per accedere al presente, per produrre il presente. E quindi, secondo me, appunto, mi pare valido per tutti i campi, insomma, che ho provato a toccare. E l'altro punto è che si è prodotto, appunto, tu dici giustamente prodotto da un soggetto, non è tanto il soggetto, appunto, è il reale che genera il possibile, no? Come hai detto tu, non è tanto che è l'arbitrio della persona, del soggetto, il soggetto qui scompare quasi, no? Però è vero che, appunto, che è momento produttivo, cioè il possibile viene prodotto nel reale e dal reale. Quindi è sempre un problema di presente, no? Quindi non... Sul rapporto tra metodologia e logica, inizialmente lei c'era un'analogia implicita, ci sono molte logiche, o meglio, non tutte le logiche valgono per tutti gli argomenti, così anche molte metodologie, non tutte valide. Tuttavia, d'altro lato, si parla di astrarre in qualche modo una metodologia comune da pratiche scientifiche differenti, quella che abbiamo chiamato archeologia. Ecco, l'autoriflessione dell'archeologia, cioè l'archeologia che si presenta, fino a che punto è possibile una logica formale dell'archeologia? Cioè, fino a che punto è possibile astrarre? E quando è possibile questo, se ammette questa possibilità, viene in causa anche un discorso di formalità, cioè di logica in senso stretto formale, no? Cioè non soltanto pratiche delle scienze umane, ma anche in qualche modo la struttura generale, tra virgolette, trascendentale della... Se può chiarire questo punto, grazie. Non so se avete fatto attenzione, ho visto che, appunto, io ho sordito dicendo, cosa di cui sono convinto, e credo che tutti sono convinti, che il metodo non è separabile, no, dalla ricerca in cui viene si presenta, no? Però se avete fatto attenzione, tu dicevi, però si elabori qualcosa come una... E se avete fatto attenzione, io quello che ho cercato di elaborare non è assolutamente una logica formale della
archeologia, ma addirittura soltanto e quasi soltanto il luogo in cui un'archeologia si può situare, no? Quindi rispetto a questa struttura proprio della cronologia storica, no? Questa idea dello scarto tra la tradizione del sapere e l'origine, no? Situarla in questo modo, no? Quindi mi sono limitato, per così dire, a una situazione del locus logico in cui si può situare l'archeologia, e non ho assolutamente preteso e né credo che si possa fare una logica formale dell'analogia, dell'archeologia. Ancora, non basta così. Una ultima, un'ultima. Basta. Prego. Aspa. Se volessimo riassumere, diciamo, il suo discorso a grandi capi, abbiamo parlato sia di questo legame, diciamo, imprescindibile tra l'origine e il flusso storico, tanto del concetto di ricapitolazione. E qui durante il suo discorso ho pensato più volte alla parola sincronia, che è un concetto tanto utilizzato in linguistica, tanto ad esempio usato da Jung nel suo pensiero. Lei che valore dà a questa parola sincronismo e soprattutto che ne pensa del sincronismo come metodo di ricerca storica? L'ultima frase? E che cosa ne pensa del sincronismo nella ricerca storica, nel metodo di ricerca storica? Non so bene che cosa intendi per sincronismo, per sincronia. Sincronia. Dice sincronismo in quel senso junghiano. Ecco, non so, no, perché appunto, per mia esperienza, diciamo, nella ricerca delle scienze umane, filosofia anche, né un modello esclusivamente sincronico o strutturale è soddisfacente, né un modello esclusivamente storico diacronico. No, mi sembra che tutte le cose interessanti si situano in un punto di coincidenza tra diacronia e sincronia, così, ma anche per esempio in linguistica, anche, no? Insomma, in molti ambiti mi sembra che non si debba privilegiare la sincronia sulla diacronia, né la diacronia sulla sincronia, ma cercare come sempre un punto di coincidenza, che poi i punti di coincidenza sono quelli in cui vengono entrambi meno, cadono insieme, no? È un tertium, appare, no? C'era un signore che aveva alzato la mano prima in contemporanea. Va bene, no? Ultimo, no? Ultimo. Questo è veramente l'ultimo. Grazie mille. Una domanda molto rapida, spero non stucchevole, nelle teorie delle sopravvivenze archeologiche. Lei citava il testo di Michel Foucault del 71 dedicato alla genealogia, mentre mi chiedevo perché, lo fa raramente, non cita il Foucault archeologico. Mi chiedevo molto semplicemente se lei ritiene che ci siano dei limiti nel Foucault degli anni 60 dell'archeologia rispetto a questo metodo, non metodo, che lei impiega. No, devo precisare che, no, che mi sono occupato io in questo libro Signatura Rerum, mi occupo ampiamente dell'archeologia di Savoir, me ne occupo ampiamente. Quindi, se però dovessi adesso rispondere alla sua domanda, il saggio del 71 è abbastanza semplice, più generico, però preciso, cioè dice con chiarezza quello che vuole fare. E come tutti sanno, l'archeologia di Savoir è un libro molto curioso, molto oscuro, in cui quasi nulla viene definita, l'archeologia non viene mai definita, e quindi è vero che è un libro, però è un libro su cui io mi sono misurato, è un libro importante che ho cercato anche di interpretare, però è vero che sono due testi da questo punto di vista eterogenei, uno limitato ma chiaro, uno molto ampio ma abbastanza oscuro. Bene. Ringraziando il professore e tutti voi.